Questa differenza importante di 20 punti percentuali in Umbria, quanto ha pesato la scelta del presidente? Cioè, valeva effettivamente la pena puntare su un candidato civico? Io credo che quello dell'Umbria sia stato un laboratorio, un esperimento ormai chiuso, quindi una parentesi che per quanto recente ci lasciamo definitivamente alle spalle. E credo che al di là del candidato sia stato un errore nel suo complesso, sia stato proprio quella della convergenza di un'alleanza, peraltro preparata molto frettolosamente, quindi che insomma in cui anche i miei colleghi dell'Umbria credevano. A me sembrava a distanza un azzardo non di poco conto, ma ogni territorio fa storia a sé, e invece qualcuno era molto convinto, ecco, anche i miei colleghi della regione in Umbria. Ora credo che al di là del fatto che il risultato è stato un risultato sicuramente fallimentare, sia bene prenderne atto, anche se ogni territorio fa storia a sé, anche sull'Emilia Romagna. Quindi io sono anche molto soddisfatta, perché fino a pochi giorni fa mi sentivo in netta minoranza rispetto al fatto che anche l'alleanza in Emilia-Romagna ritenevo fosse del tutto inopportuna, e ora invece c'è stata una convergenza su questa linea che ha prevalso ed è la linea giusta. Quindi in Emilia-Romagna non si farà alcun tipo di alleanza e il Movimento 5 Stelle si presenterà da solo. Il Movimento 5 Stelle in Umbria ha veramente perso tanti voti rispetto anche alle europee e alle precedenti politiche. È Li ha stata restituiti. questa cosa, questa alleanza innaturale, proprio perché insomma, chi ha attaccato fino a un minuto prima la Giunta, chi ha fatto cadere la Giunta, poi invece è andato, ha tentato di governare Sì, io insieme penso che chi ha fatto la Regione. cadere la giunta, quindi con un atto di oggettiva opposizione, direi quella più di successo di Anche tutta la pesante, direi, legislatura, cioè non l'ha un fatto certo esposto. non è certo il centrodestra che ha fatto cadere la giunta in Umbria. Probabilmente, diciamo così, il Probabilmente, movimento è ecco. stato troppo ottimista nel pensare che in pochissimo tempo il PD si potesse riformare e, cambiando alcuni volti, alcune facce, potesse offrirsi come un partito nuovo su cui effettivamente trovare una convergenza, perché il candidato non era un uomo di partito. Però ribadisco, quella è l'Umbria, e credo che noi dobbiamo far tesoro del fatto, anche per chi non l'aveva capito prima, perché io lo sostenevo ben prima dell'Umbria, che l'alleanza fosse innaturale sia là che qui. E io, ad esempio, sulla rete, quando è stato offerto il voto agli iscritti anche rispetto all'Umbria, perché il voto è stato esteso a livello nazionale, io ho votato no rispetto all'alleanza col PD, pur non essendo la mia regione, ma è stata una decisione quindi che è stata allargata a livello nazionale. E in Emilia-Romagna, a maggior ragione, questa cosa non si farà. Tra l'altro, martedì sono stata a Roma ad una riunione con Di Maio e con altri portavoce, in cui si sono messe sul tavolo le varie opzioni, e proprio nell'ambito di quella riunione, quella che io credevo fosse una linea minoritaria, perché io lo sostengo davvero da prima dell'Umbria che questa alleanza sia totalmente innaturale e che il Movimento 5 Stelle, ma non lo faccio neanche per un calcolo di voti, è innaturale a prescindere. Poi, se scendiamo nel calcolo dei voti, il Movimento perde metà dei suoi voti, così è stato in Umbria rispetto al dato europeo, perlomeno. Ma al di là dei voti, io credo che quello che dici di essere poi devi essere. Quindi il Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna non ha in questo momento, non avrà nessun tipo di condizione possibile per l'alleanza. Usciti da quella riunione, la linea è stata presa, rispetto a quella non si torna indietro, e sono molto soddisfatta che si possa dire finalmente che questa linea, che vedeva qualche possibilista, anche tra portavoce, vedeva qualche possibilista rispetto a questo, e addirittura qualcuno che sosteneva una desistenza. Quindi il delirio più totale, addirittura l'idea che il Movimento non dovesse presentarsi, non so se per richiesta del PD, insomma, ognuno fa le richieste che crede, poi è ovvio che non vengono accettate. Quindi nessuna desistenza, nessuna alleanza. Credo che questo, chiudo su questo, sia stato un gesto di razionalità e di intelligenza che non lasciavano effettivamente alternative. Quindi questo è il gesto che adesso io credo che interrompa l'avvitamento in cui il movimento rischiava di cadere. Bisogna riprendere quota. Allora, su questo bisogna lavorare invece. Questo apprezzamento del presidente uscente, lei dell'operato, di come ha guidato la regione in questi 5 anni, lei lo condivide? Secondo lei ha un valore aggiunto in più rispetto ad un Bianconi dell'Umbria o ad altri presidenti uscenti? Vabbè, Bianconi mi risulta che non sia un politico, quindi è un candidato venuto dalla sua attività Va professionale e si è bene. prestato, ha E cercato, invece diciamo, si è Bonaccini? prestato alla politica. Il presidente Bonaccini ritengo sia stato un presidente totalmente, diciamo, all'altezza delle aspettative del suo partito, che non è il mio partito, quindi delle aspettative che io non condivido. Ritengo anche che chi dice sempre, no? Per questo io non vedo mai una vera opposizione da parte del centrodestra in regione, da parte dei loro leader nazionali sì. Salvini la fa,
Ma i loro, diciamo, i suoi gruppi, che ci sono i gruppi locali, io non vedo una vera opposizione o una vera presentazione di idee. Molto spesso io sento dire da parte del centrodestra, non la Lega in particolare, ma diciamo tutto il centrodestra, non si sta male in Emilia-Romagna, si può migliorare. Non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo invece un cambiamento di direzione vero e proprio. Quando si parla di Green New Deal o della possibilità di diventare ambientalisti da parte del PD, si tratta poi anche di cascarci in queste formule, perché io mi rendo conto che sia facile per il PD, o anche difficile, non lo so, dire che tolgono i bicchierini di plastica dalla regione, ma se gli chiedi di cambiare qualcosa nel piano industriale di ERA o di cambiare il piano regionale dei rifiuti, si alzano le barricate. Allora è lì che si misura, ad esempio, veramente il cambiamento. Non si misura invece da misure di pochissimo conto, del tutto superficiali. Giulia. Ma rispetto a Lega e PD, cioè centrodestra e PD è la domanda, mi sembra, cioè che cosa farà? Cioè, Se ha un se è un riflesso riflesso, sì. nazionale, cioè, Allora, diciamo, il secondo me avrà. centrodestra chiede Sì. Se che avrà un si torni riflesso. al voto, quindi anche Sì, voi del beh, il Movimento 5 centrodestra lo Stelle farà perché tornate. politicamente lo dovrà fare, però io credo che il riflesso ce l'avranno le elezioni di maggio, cioè l'altra tornata regionale di maggio, e quello effettivamente credo che ce l'avrà. Devo anche dire, questo non credo, non credo, ma devo anche dire che per il PD, mi viene da dire, adesso noi parliamo del riflesso dell'Emilia-Romagna sul governo, a me non piace poi tanto No, no, non sul parlare governo, se ha una portata, se ha una portata nazionale, si è discusso sulla tanto in tenuta del questo governo. periodo Io adesso sulla non sono, de, portata. non, non, non mi interessa entrare, diciamo, nelle aspettative interne agli altri partiti, però mi verrebbe da dire dall'esterno che per il PD è peggio perdere l'Emilia-Romagna rispetto al governo. Cioè, storicamente, perdere la roccaforte dell'Emilia-Romagna per il PD mi verrebbe da dire che è ancora più grave, perché mentre al governo c'è stata una forma di alternanza, in qualche modo, anche soltanto di livello proporzionale, ma, o comunque no, qui non c'è mai stata, quindi probabilmente questo è un dato. Però c'è anche il dato, effettivamente, che io non vedo sostanziali differenze tra chi ha governato finora e chi dice che potrebbe, ecco, un pochino migliorare quello che c'è fino adesso. Essenzialmente è un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra allargato, ipotizzando Però io un'alleanza, non so in Giulia. quale altre lingue lo devo dire, perché voi potete anche continuare tutti quanti fino al Ma non 26 è detto, gennaio non è, a parlare di un'alleanza che perché non non ci esiste crediamo? e non Perché c'è. non ci Ma crediamo? Visti i più di non precedenti ci e i crediamo. cambiamenti, No, che avete fatto? No, va dai, bene, dai. ma dato che questa volta 5 Stelle, la sono date questione è per cui non vale stata la pena di assodata arrabbiarsi. No, 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 ed infatti è definitiva, è una semplice possiamo parlarci proiezione, tra Giulia, sordi, che è si una fa in semplice politica, proiezione. d'accordo. Però ragionando su questa Sulla proiezione proiezione. su cui io ragiono per l'ultima volta, non sarebbe fatta così la proiezione, perché il Movimento 5 Stelle, se riproducesse lo scellerato esperimento dell'Umbria in Non Emilia-Romagna, arriva al 10. ipotesi completamente sventata questa settimana durante la riunione che abbiamo fatto a Roma, non porterebbe il suo pacchetto, surgelato, spostandolo da un'altra parte. Non sarebbe così, perché gli elettori sarebbero liberi di scegliere, ovviamente, quelli che sentono più vicini, non so neanche dove vedrebbero la differenza, però insomma probabilmente sceglierebbero in molti l'astensionismo, ad esempio. Quindi io non credo che il PD questo non lo capisce. Che non è come parlare di SEL, Sinistra Italiana, che, o un altro partito simile, che sposterebbe probabilmente il suo piccolo pacchetto, qualunque esso sia, da una parte, perché nessun elettore suo, penso, voterebbe probabilmente il centrodestra, credo, no? Non si sa mai in politica. Ma non è la stessa cosa con un partito che non ha mai fatto bandiera di alcuna ideologia e si è sempre esposto sulle proposte e sui temi, quindi essendo assolutamente equidistante da ogni altro polo. Poi io vedo anche con una certa ormai simpatia e tenerezza chi ancora è infastidito dal fatto che il Movimento 5 Stelle costituisca e costituirà in Emilia-Romagna un terzo polo che sarà un terzo incomodo. Un terzo incomodo. Quello che io potrò nel mio piccolo fare per impedire, per evitare che chi vuole richiudere a ostrica il sistema emiliano-romagnolo nel duopolio centro-sinistra e centro-destra e nel consociativismo che si è inventato qui, quello che io potrò fare nel mio piccolo lo farò, perché un terzo polo di libertà, di scelta e di temi e di proposte vere nel merito ci deve essere e io ritengo che ci sarà. Gilbertoni, allora il centrodestra e il centrosinistra hanno già il candidato, è una scelta politica, poi arrivo anche sul candidato del centrodestra che Barcaiuola non è troppo convinto.
Voi vi orienterete su un civico, ne avete già parlato, quale sarà la vostra scelta? Allora, intanto dico per sgombrare ancora il campo, diciamo, da ogni equivoco, che è ovviamente il PD è legittimo, legittimo ma indecoroso che continua a insistere su No, ma non ho questa. mica No, no, insistito, non io parlo, sei non anche parlo un argomento molto di Boschini, non tranquillo, parlo di sei anche Boschini, indecoroso. però addirittura, infatti non parlavo di Boschini, però qualche giorno fa addirittura mi è capitato di leggere, 2 giorni fa, addirittura che il loro segretario nazionale del PD sembrava adombrare subito un riflesso sul governo se non si fosse fatta un'alleanza strutturale. Attenzione, perché non soltanto un'alleanza strutturale non si farà in nessun modo, ma questo tipo, diciamo, di cose che potrebbero essere interpretate in senso ricattatorio, no? Da qualche lettore distratto di questi comunicati che passano sui nostri cellulari, non è certo un ricatto al Movimento 5 Stelle, se lo fosse, ma lo sarebbe al Paese. Quindi io credo che sotto questo aspetto bisogna essere molto sereni e farsi una ragione del fatto che deve esistere, come ho detto, un terzo polo che continui invece a portare un'opposizione seria e non ideologica. Ci sono dei temi su cui, secondo me, anche il Movimento 5 Stelle deve riflettere, così come ha già fatto anche in parte. Penso a quello che si diceva prima rispetto a delle aree periferiche, su cui noi ci siamo invece sempre stati, su tante battaglie, e sul tema dell'immigrazione. Sono temi, secondo me, fondamentali. Chi ne nega l'importanza o vive in una torre d'avorio oppure ha interessi economici diretti collegati al tema dell'immigrazione. Quindi queste sono cose su cui secondo me vale la pena cogliere che se le persone danno un voto di protesta, mettiamo, da parte del centrodestra, è perché si fanno almeno, cioè si fermano allo slogan perché pensano che effettivamente poi si farà qualcosa. Io credo che invece queste cose vadano affrontate adesso in modo molto profondo. Ai vostri elettori sono più, scusi, poi ci torniamo sul vostro candidato. Sono più come Di Maio verso Salvini o verso Conte? Perché il vostro capo politico, diciamo, pende molto per Salvini, o così sembra Noi almeno. abbiamo sempre, ci siamo sempre tenuti, diciamo, equidistanti, almeno io credo che sia questa la direzione, cioè non si può effettivamente, però ci sono dei temi che dovrebbero unirci tutti, cioè il fatto che noi ad esempio desideriamo in questa regione finalmente un sistema aperto, che sia un sistema in cui vige la concorrenza libera e leale e quindi un mercato basato sul merito ma aperto, non dovrebbe forse vederci tutti uniti tra la sinistra e la destra? O vogliamo veramente continuare in un sistema chiuso in cui è difficile avere accesso e sono mondi, diciamo, che diventano poi nel tempo asfittici, anche se magari si autocelebrano, e però sono stati tollerati nei decenni anche da chi diceva di fare opposizione. Ecco perché dico che è importante un terzo polo. Rispetto al candidato, noi ritorniamo a Roma, io ritornerò a Roma nei prossimi 10 giorni per parlare con Di Maio e portare quello che sono, diciamo, Una rosa di le nomi. interlocuzioni, no, le interlocuzioni che stiamo facendo adesso con la base. Da lì poi partirà la formazione delle liste. Sul candidato le opzioni possono essere di ragionare come si fece l'altra volta, ossia votare in rete e quindi basarsi sui candidati che ci sono nella lista e poi da lì votare un candidato presidente, oppure, come è stato anche detto, insomma, da Di Maio nei giorni scorsi, valutare anche effettivamente delle aperture ai mondi civici. Io sto già, tra l'altro, ricevendo una serie di segnali di vicinanza, ecco, che valutiamo se troverò delle, insomma, se troverò, se riterrò, per quanto riguarda me almeno, delle valutazioni, dei profili che ritengo interessanti, o sicuramente li proporrò nella prossima riunione al capo politico. Ecco, Marco Leva, invece voi siete compatti ormai su Lucia Borgonzoni, è una scelta condivisa oppure subita? La premessa, facciamo che ci troviamo noi quattro qui il 27 dicembre e Sì. verifichiamo se quanto è stato detto poi corrisponde al 7 vero. gennaio. Ma il No, 27 17 dicembre è il dicembre, alla deposito delle lista. liste, Ah, per le liste. Ah, per il deposito delle liste, ok. così vediamo chi è alleato con chi, insomma, perché poi Secondo me io. voi siete gelosi perché volevate allearvi con Bonaccini, ma non ve lo chiedo. Guarda, Cioè, alla fine, tu ora, governi, sì, tu governi col gelosi, PD, ma tu stai governando col PD, tu stai governando col PD, tu stai alleata col PD, tu stai governando col PD, col Partito quindi Democratico e cioè, è veramente siete ridicolo questo. gelosi, glielo Grazie a chiederò, Dio glielo saremo veramente chiederò. una coppia Io anomala. egoisticamente sono felice Siete se Giulia Gibertoni avrà ragione, perché è evidente che se il Movimento 5 Stelle correrà da solo, il centrodestra avrà ancora più possibilità di vincere questa regione. Quindi io mi auguro che tu abbia ragione. Ma ti Ho qualche. prenderanno? Non la voglio contraddire. Siamo certi che alla fine il Movimento 5 Stelle correrà da solo? Non solo correrà da solo, ma impedirà di portare avanti ai due poli,
che, di riformare, diciamo, quel duopolio, per cui centrodestra e centrosinistra sono, con una definizione che si usa in linguistica per tutt'altro, due lati dello stesso foglio di carta. Quindi quando tu tagli il foglio di carta, di fatto li colpisci tutti e due. Saremo, ci presenteremo continuando con un'opposizione non ideologica, con un'opposizione seria, e saremo quel terzo polo, che io credo sarà anche un terzo incomodo, per evitare che la raccontino ai cittadini al di fuori, che noi abbiamo un elettorato abbastanza evoluto tendenzialmente, che non se la fa raccontare, però quando non c'è nessuno dentro al palazzo, no, non se la fa raccontare, ha detto l'elettorato Emiliano Romagnolo, l'elettorato Emiliano Romagnolo, però è anche vero che quando non c'è nessuno all'interno del palazzo, poi insomma, a prescindere dai voti che si danno, si converge su tanti temi che sono fondamentali per questa regione, penso alla sanità, ai trasporti, all'urbanistica, su cui c'era poi sostanziale accordo tra centrosinistra e centrodestra, ma penso anche a temi ambientali come la caccia, come il rispetto dell'ambiente, come la tutela della nostra aria, della nostra acqua. Quindi almeno su questo noi continueremo sulle nostre posizioni libere, indipendenti, ci saremo e saremo lì perlomeno per evidenziare che in un sistema a ostrica fatto di due lati dello stesso foglio di carta non c'è speranza e non c'è libertà.